Benvenuti ragazzi in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere come utilizzare Adobe Premiere CC 2018 per poter nascondere un viso o un oggetto durante la visualizzazione della clip. Ma non perdiamo tempo e cominciamo subito. Allora, apriamo Premiere e carichiamo una clip contenente un volto che supponiamo cammini all'interno della clip. Allora, come potete vedere, io ho già caricato una clip in Premiere sulla timeline e andremo ad oscurare il volto della persona con le trecce che io sto indicando in questo momento con la freccettina del mouse. Infatti, se io mi sposto sulla timeline, come potete vedere, il volto della persona si muove all'interno della clip e noi andremo ad oscurarlo. Leviamo la traccia audio che per comodità in questo tutorial non ci serve, quindi tasto destro sulla clip, scollega e eliminiamo la traccia audio. Ecco fatto, quindi noi abbiamo solo la traccia video che è quella che a noi interessa. Allora, prima di eseguire fisicamente l'oscuramento del volto del soggetto, parliamo un pochino di teoria. L'oscuramento del volto si applica in primis attraverso l'utilizzo di due effetti che si possono scegliere a scelta, o l'effetto mosaico o l'effetto sfocatura. L'effetto mosaico scompone il volto della persona in tanti piccoli quadretti, l'effetto sfocatura invece lo sfuoca. Ovviamente l'effetto che noi scegliamo va applicato alla singola clip, però in questo modo l'effetto verrebbe applicato totalmente all'intera superficie della clip, ma non è quello che noi vogliamo. Noi l'effetto lo vogliamo applicare esclusivamente al volto della persona di cui vogliamo nascondere il volto stesso, per cui si parlerà quindi di maschera. La maschera è una determinata porzione della superficie della clip, in questo caso di un singolo fotogramma, che viene applicata al volto del soggetto e sulla maschera viene delimitato l'effetto stesso. In questo modo la maschera esclude la parte che noi non vogliamo oscurare, ma la limita semplicemente al volto del soggetto stesso. Ovviamente se il soggetto è in movimento, la cosa si complica un pochino di più perché ovviamente la maschera rimane fissa in una determinata porzione dell'immagine, che è la posizione 0 in cui l'abbiamo applicata, per cui se il soggetto si muove, contemporaneamente la maschera lo deve seguire, per cui parleremo di tracciamento della maschera. Ovviamente il tracciamento della maschera comporta la definizione di keyframes. I keyframes sono dei marcatori che identificano un determinato punto della clip e hanno una coordinata ben precisa, ovvero una coordinata orizzontale o una coordinata verticale. Più keyframes si applicano in una determinata clip e più punti andremo a segnare, quindi a marcare, e la maschera si sposterà in base alla posizione del keyframe. Adesso andiamo ad applicare tutto quello che vi ho appena spiegato. La prima cosa da fare è spostarci all'inizio della singola clip, per cui spostiamo il cursore tutto a sinistra, quindi a 0 secondi. Ci spostiamo adesso nel tab effetti qui a sinistra e cerchiamo l'effetto mosaico, quello cioè che scompone l'immagine in tanti piccoli quadretti. Lo si cerca proprio digitando il nome mosaico nel campo che si è appena aperto. Eccolo qua,
L'effetto come si applica? Semplicemente per trascinamento, quindi lo si seleziona col tasto sinistro del mouse, si tiene premuto e lo si trascina sulla singola clip. Vedete qui la FX è diventata viola, il che indica che noi abbiamo applicato l'effetto mosaico. Ma come vi dicevo, l'effetto viene applicato totalmente alla superficie. Come vi dicevo, l'effetto mosaico scompone l'immagine in tanti piccoli quadretti che possiamo anche regolare di dimensione. Per esempio, andiamo nel pannello controllo effetti, blocchi orizzontali e ne aumentiamo il numero, il che riduce la dimensione. In genere sui 45 potrebbe andar bene. Più piccoli sono i quadretti, ricordatevi, e più ridefinita viene l'immagine. Per cui lo abbassiamo un pochino. Adesso creiamo la maschera per delimitare il volto del soggetto. Basta andare nel pannello controllo effetti all'effetto mosaico e selezionare la maschera poligonale, come si dice, a quattro punti. In questo modo viene creata, qui nella preview del video, la maschera. Che noi possiamo già spostare sul volto del soggetto in questo modo. Come vedete, l'effetto mosaico rimane applicato esclusivamente nei confini della maschera e il resto della clip è ritornato normale. Allora, una volta applicata la maschera, la prima cosa da fare, ed è molto importante, ingrandiamo gli spazi di lavoro della preview in questo modo. Perché avremo meglio, diciamo, ingrandita la parte su cui andremo a lavorare. Oppure addirittura la possiamo ingrandire con la percentuale di ingrandimento qui in basso a sinistra. Come vedete, la maschera è dotata di quattro punti, infatti si chiama maschera poligonale. Questi quattro punti si muovono e quindi possiamo andare ad adattare meglio la maschera al volto in questo modo. La andiamo a rimpicciolire fino a che non si sarà adattata meglio alla superficie del volto del soggetto in questa maniera. Ovviamente le rette che congiungono i quattro angoli si muovono. Vedete qui il puntatore si trasforma nel puntatore di una penna di inchiostro, che significa che io posso creare un punto in questo modo e lo trascino all'esterno in modo da affinare ancora di più la maschera al volto del soggetto in questa maniera. Adesso, se provo a spostare il cursore di movimento per animare la clip, guardate che cosa succede. La maschera rimane esattamente ferma nel punto in cui io l'ho applicata e il volto del soggetto ritorna nuovamente visibile. Invece io voglio che la maschera segua il volto del soggetto per mantenerglielo oscurato. Come si procede? Si attiva il tracciato maschera. Qui sempre nel tab controllo effetti, sotto l'effetto maschera, c'è questa casellina che io sto indicando. Tracciamento maschera, lo si attiva e viene attivato, come vi dicevo prima, il primo keyframes qui in questa posizione. Il keyframes ha diciamo due coordinate, che sono queste in alto di posizione, orizzontale e verticale. Adesso comincio a spostare il cursore di movimento come ho fatto prima. Piano piano lo sposto fino a che praticamente il volto del soggetto non si scopre. Riselezioniamo la maschera. A questo punto cosa si fa? Si va sull'area preview e si trascina nuovamente la maschera sul volto del soggetto. Come vedete, qui a sinistra viene attivato il secondo keyframes, che avrà stavolta due coordinate diverse. Proseguo fino a che non ho finito il percorso del volto, in questa maniera. Viene applicato il terzo keyframe dopo lo spostamento maschera.
E si va avanti in questa maniera, fino a che non avrò completato lo scorrimento di tutta la clip. Più keyframes si applicheranno e più preciso sarà il percorso della maschera sul volto del soggetto. Adesso andiamo avanti velocizzando un po' il processo di tracciamento. Siamo praticamente arrivati quasi in fondo, ne bastano veramente pochi adesso e andiamo a posizionare l'ultimo keyframe in fondo alla clip, in questa maniera. Adesso andiamo a vedere l'effetto che abbiamo ottenuto. Basta spostare il cursore sulla parte sinistra e fare semplicemente clic su play. Leviamo il bordo della maschera, ma si leva non appena facciamo clic su play. Come vedete, la maschera segue perfettamente il volto del soggetto. Ovviamente, se ci vogliamo divertire, si può applicare una seconda maschera al volto di questo indiano e oscurare anche il suo volto in contemporanea alla prima maschera. Basta semplicemente creare una nuova maschera e in questo modo si creeranno due maschere, la maschera 1, questa qui sulla destra, la maschera 2, quella sulla sinistra, e applicare ovviamente il tracciamento maschera anche per la seconda. Bene ragazzi, io ho terminato. Scrivetemi nei commenti se il video vi è piaciuto e se soprattutto se siete riusciti ad applicare la seconda maschera. Sarò ben lieto di aiutarvi in caso di problemi. Io ho finito, ci vediamo al prossimo video. Ciao!